Bentrovati, bentrovati a tutti voi a TG Sport 23, perché beh, noi un'ora ci riposiamo. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili e partiamo subito prima che ci tolgono la linea. Oggi abbiamo subito una bella notizia fresca di stampa. Infatti Schettino sale in cattedra, insegnerà gestione del panico alla Sapienza di Roma. Ma procediamo con le notizie, infatti anche Marco Materazzi salirà in cattedra, insegnerà a Coverciano l'utilizzo del fair play. Parliamo ora però dell'allarme FIGC, più precisamente del caso Davecchio. Proprio quest'ultimo, stanco di questa frustrante situazione, ha provato a difendersi con parole pesanti. Basta darmi del razzista, mi state trattando peggio di un negro. Incredibile invece, a detta di molti, quanto accade a Verona. Dopo 2 anni di immobilità di acquisti, quest'anno il presidente del Chievo si è scatenato comprando Bardi, Gamberini, Izco, Birza, Maxi Lopez e le sue corna. In festa i tifosi del Chievo, tutti e 5. Intanto Toni denuncia il fatto, apostrofandolo come un fake. Si vede che non è vero, il Chievo non ci arriva a 5 tifosi. Incuriosisce invece lo scenario di Roma del pomeriggio, rissa a Fontana dei Trevi, con un senza tetto per accaparrarsi una moneta. Arrestato Claudio Lotito. L'ergastolo si gioca alla SNAI a 8 volte la posta, Mauri ci ha già messo un centone. Attenzione, scusate, mi dicono che abbiamo dalla regia le dichiarazioni di Varsalico, l'uomo mercato che non t'aspetti. Eccole qua, allora. Il giocatore ex Genoa infatti ha confermato ogni nostra tesi. Tra Sassuolo e Milan ha scelto quella con cui ha più possibilità di andare in Europa. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta zittita di Galliani, che vede troppo scetticismo nei confronti del Milan e che, giustamente, ci fa notare che attualmente il Milan ha gli stessi punti sia di Roma che della Juve. Chiudiamo l'editoriale di oggi con due flash di mercato. Da Udine ci arriva la certezza che Muriel è già negli schemi di Stramaccioni. Infatti per lui, stop di 1 mese per stiramento. Chiudiamo il TG annunciando un grande colpo di mercato. Infatti si dice che De Laurentiis avrebbe quasi chiuso per un poco. Dello Standard Liegi, dovrebbe essere a Napoli tra un poco. Per oggi è tutto, TG Sport 23, perché noi ora ci riposiamo, finisce qui e ci vediamo al prossimo appuntamento. Vado per te al naso? Sto scaccolando. Arrestato Claudio Lotito, che vede troppo scettici. Non so se molto riesce a tagliarlo.